siamo con Mauro Rubin di joinpad.net. Ciao Mauro. Ciao a tutti. Joinpad è una startup che sta lavorando sul tema della realtà aumentata. Esattamente. E adesso Mauro ci racconta cosa stanno facendo. E stiamo registrando questo video in occasione dello YAR 2010, un evento che hanno organizzato i ragazzi di Joinpad qua a The Hub Milan. Un evento che sta raccogliendo, che ha raccolto tantissimo interesse, ci sono più di 300 registrati. Assolutamente sì, la cosa è scoppiata e ci fa molto piacere tutto questo, perché vuol dire che viene sottolineato come sia la necessità di fare più luce su questo nuovo modo di vedere le informazioni. Prima di tutto una definizione rapida di realtà aumentata. La realtà aumentata sono delle informazioni o degli oggetti virtuali nel vostro campo di visivo. Ok, quindi vuol dire ad esempio usare un browser che prende la ripresa in tempo reale dell'ambiente, come se fosse, quindi attraverso la fotocamera, e sull'immagine di quello che noi vediamo intorno a noi aggiunge degli strati di informazione prese da internet. Assolutamente sì, esatto. Le informazioni possono essere localizzate attraverso delle coordinate GPS, oppure possono essere associate a dei loghi, a delle immagini, e quindi elaborando la telecamera, elaborando queste immagini, crea l'oggetto virtuale. Esatto, un passaggio successivo è usare dei tag tramite ai quali possono essere associate qualsiasi forma di informazione. Addirittura abbiamo visto delle animazioni 3D che compaiono su dei video registrati in tempo reale. Esattamente, esattamente. Ci sono molte società che stanno investendo attualmente in questo business, e il fulcro di questo business lo troviamo in Europa. Quindi abbiamo società come Liar, Andesi o Junaio Metaio tedesche, oppure Total Immersion francesi, ma anche molte altre società che in Italia stanno facendo i primi passi con questa tecnologia, e la cosa si sta facendo veramente interessante anche per il nostro paese. Ok, che cosa vuol dire mercato? Cioè, quali sono le applicazioni che si possono creare? Allora, principalmente la realtà aumentata viene utilizzato molto in questo momento per la pubblicità e il marketing, perché è un modo di visualizzare le informazioni che crea molto scalpore, molto d'effetto. Ecco, però qui siamo solo all'inizio. Il vero business uscirà fra qualche anno, quando nuovi dispositivi al di fuori dell'iPhone, quindi dispositivi ottici come gli occhiali, trasmetteranno direttamente le informazioni sulla retina. Negli Stati Uniti addirittura esistono già dei prototipi per le lenti a contatto. Quello che è assolutamente sta diventando interessante è come i dati geolocalizzati, quindi punti di riferimento su mappa, sempre di più li troviamo in formato in realtà aumentata. Insomma, un po' la fantasia di William Gibson in Neuromancer che si avvicina. E voi di Joinpad cosa fate? Ci basiamo soprattutto su quel tipo di software, sulla geolocalizzazione. Io vedo la geolocalizzazione come fonte di informazione. Abbiamo anche degli importanti clienti, ultimamente stiamo contattando degli importanti clienti, e un ottimo feedback su quello che è la realtà aumentata associata a Remarker. E da qui a qualche mese usciremo fuori con degli importanti sviluppi, di cui adesso non vi posso dire molto, però ci sarà qualcosa di ben visibile a tutti quanti, ecco. Ok, qualche cosa sulla serata di stasera? Stasera abbiamo organizzato, come dicevamo prima, l'Italian Augmented Reality, la prima edizione. Abbiamo invitato persone che racconteranno casi di studio, quindi nell'editoria, nei nuovi media, ma soprattutto speaker che tratteranno i contenuti, perché la realtà aumentata è solo un modo di vedere le cose, ma la base di tutto sono sempre i contenuti.
E dopo di questo ci sarà un piccolo break e subito dopo verrà fatto giocare con gli ospiti le nuove tecnologie di realtà aumentata, quindi software e demo delle società del settore tutte italiane. Però dopo ci sarà anche una festa, vero? Assolutamente sì. Era tutta una scusa. Assolutamente sì, abbiamo organizzato questo per fare un mega rave party al lab. Grazie mille Mauro, buona serata. Grazie a voi, ciao.